durante le superiori mi sono iscritta anche al Conservatorio di Verona, e dove ho studiato un anno perché ero un po' giovane per cantare. Avevo solo 17 anni, quindi dicevano che la mia voce non era ancora maturata. E comunque sì, studio da quando ho 10 anni e solo adesso ho ripreso privatamente. Musicalmente mi piace Nina Simone, Ray Charles, Stevie Wonder, comunque gli artisti del passato e anche sempre di tuttora, che emanano come musica soul, quindi musica sì black, ma anche che viene dall'anima, e è quello che io cerco di trasmettere nella mia musica. Non mi definisco cantante jazz né blues, perché sono generi a cui mi ispiro, però quelli del mondo del jazz sicuramente mi chiameranno pop, invece quelli del mondo del pop dicono che sono più jazz, e a me piace l'ambiguità, nel senso non mi disturba affatto, perché mi piace la musica sia contemporanea che appunto quella un po' vintage, e io mi piazzo proprio nel mezzo perché cerco di dare un aspetto un po' giovanile, fresco alla musica che faccio, che si ispira a quella del passato, insomma. E comunque, sempre musicalmente parlando, sono cresciuta a casa con Fela Kuti, musica africana, gospel, molto reggae, che mio padre è amante del reggae, quindi sono cresciuta con un bel mélange, diciamo, di tutti questi generi. Scrivo di cose di ogni giorno, sicuramente racconto storie, sia vere che non, e cerco sempre di trovare un messaggio, di trasmettere un messaggio, e appunto, come ho detto prima, cerco di trasmettere qualcosa che passa dalla mia anima a quella dell'ascoltatore, che è la prima volta che sia io che ovviamente la mia band suoniamo pezzi originali qui in Italia, quindi sì, siamo molto contenti, e stasera assisterete a, ecco, appunto, un miscuglio di cose, quindi ci saranno delle canzoni che ho già lanciato come singoli e altre nuove che appunto non ho ancora lanciato, sono ancora, se sono fresche e non sono ancora accessibili neanche da comprare. Volevamo proprio dare questa cosa esclusiva al pubblico di stasera e spero che piaccia.